Una grande prestazione di Filippo Blasio non basta alla Battipagliese, che esce sconfitta nell'amichevole disputata sabato a Baronissi contro il Salerno Baronissi, militante nel campionato di promozione. Dopo un buon primo tempo dove la compagine di mister Tudisco crea e sbaglia tante occasioni, fa da contraltare un secondo tempo sottotono. Al settimo apre le marcature Funicelli, gol che viene pareggiato dalla Battipagliese al 25esimo con De Giorgi. A inizio secondo tempo ritornano in vantaggio i padroni di casa grazie a Genovese, poi ci pensa Picella a calare il tris. La rete di Longo al 75esimo serve solo a fissare il risultato sul definitivo 3-2.